naturalmente noi tutti riconosciamo i grandi meriti dell'UNICEF internazionale. Noi stessi come Commissione abbiamo finanziato attività dell'UNICEF e della Caritas ad Haiti per il dopo terremoto. Quello che non condividiamo assolutamente è che l'UNICEF è nemico delle adozioni internazionali. Ha una politica per me incomprensibile, magari utopica, perché anche a me piacerebbe che ogni bambino nel mondo, in Africa, in Asia, avesse una famiglia, o se non la trovasse una famiglia nel suo paese. Però la realtà non è così, ci sono milioni di bambini abbandonati, orfani, malati che hanno bisogno di assistenza, e ci sono milioni di coppie in Occidente e migliaia e migliaia in Italia che vorrebbero adottare questi bambini. Quindi io come Presidente della Commissione ho sempre agevolato la possibilità di arrivare a questo incontro fra le coppie italiane e questi bambini che possono essere portati in Italia ed avere un futuro migliore, anche perché molti di loro muoiono per malattie, per epidemie. Quindi non condivido questa linea dell'UNICEF e credo che dialetticamente la si debba contrastare, valorizzando gli aspetti assolutamente positivi che hanno le adozioni internazionali. Io incomincio col darvi alcuni elementi ed alcuni dati sulle attività di questo coordinamento. Il loro impegno si traduce in 1233 coppie adottive eseguite nel corso del 2010 e 1581 minori autorizzati all'ingresso, mediamente 65 per ente. Nel 2000 erano 43 i minori che sono entrati in Italia grazie agli enti del coordinamento, e che questo valore sale a 1580 minori nel corso del 2010. CEA, per chi non lo sa, è un'organizzazione di settore che raggruppa circa una ventina dei 64 enti autorizzati dalla Presidenza dei suoi ministri ad occuparsi di adozione internazionale in Italia. Rappresenta quindi circa il 30% degli enti autorizzati e, in termini di adozioni, quasi il 40%. Quello che stiamo constatando, ed è risultato chiaro anche alla chiusura del rapporto, è che invece questo mondo, in questo momento, si sta facendo più piccolo, si sta restringendo. Abbiamo provato a uscire due volte dai confini. Il primo, capendo che se parliamo di adozioni internazionali, in prospettiva dobbiamo parlarne in una dimensione internazionale, e poi uscire dal mondo ristretto di quelli che ne beneficiano, ci lavorano, e parlare alla generalità. Questo è un mondo che, per quanto sia consolidato, richiede veramente ancora molta sperimentazione. A me non piace parlare di problemi, diciamo che abbiamo bisogno di molte soluzioni. Nel dibattito parlamentare che spazio trova la discussione sulla questione, appunto, delle adozioni internazionali? In questi tre anni e mezzo di dibattito pressoché nulla, perché diciamo un argomento di nicchia che emerge quando va l'attrice tale o tal'altra a rivendicare l'adozione come single, naturalmente facendo una gran confusione fra adozioni, fra affido di un bambino, fra adozioni speciali, perché la materia è anche complessa. Abbiamo fatto fatica con tutti a fare intanto entrare nel meccanismo, capire cosa voleva dire, capire che non ci dovevamo vergognare dell'adozione, che l'adozione, l'accoglienza, prima di tutto una cultura che deve ancora fare molta strada nel nostro paese, non è una mancata maternità o paternità, ma è una cosa diversa che può dare più della maternità e della paternità naturale, e che quindi è una cultura di fondo. Io ritengo un fatto molto positivo la delega che è stata attribuita ad Andrea Riccardi, il ministro per l'integrazione e la cooperazione internazionale, anche la delega sulla famiglia. Il tema delle adozioni, che, come giustamente voi l'avete inteso, ambasciatori di solidarietà, necessita di un'integrazione fra le politiche per la famiglia, politiche sociali, ma politica estera.